Vediamo. Importante anche il ritmo e la cadenza. Eh sì, sì. Anche loro si girano. Anche loro si girano verso la tribuna, non sì. Vedete come sono rigidi nei movimenti. Sì. Ecco, se stiamo attenti, vediamo che muovono le labbra, quindi vi è un conteggio. Sì. Probabilmente proprio per non farsi prendere dalla. La foglia per rimanere in questo famoso tempo medio reale, che è di 105 secondi. Chi si avvicina di più, eventualmente dovesse esserci un ex aequo, chi si avvicina di più in più o in meno ai 105 secondi è quello che poi alla fine si aggiudica questa pergamena bianca, che sarebbe ridicolo, assurdo spezzare in tanti pezzi per eventuali ex aequo. E questa è una cosa interessante, intelligente, che è stata fatta da qualche anno a questa parte. Vediamo se arriviamo ancora a questa esibizione. Per il momento tutto perfetto, senza alcun fallo, senza alcun accavallamento di sparo, che poi tra l'altro è anche una penalità. Certamente. Stiamo per... Possiamo dire anche la cadenza, un po' più lenta del Santissimo Sacramento, la noto. Comunque cadenzata, un po' più lenta. Alla fine quasi, qui capita sempre che si acceleri sempre, invece sì, una, no, loro no, loro mantengono questo appunto siamo al penultimo 105 secondi, il tempo medio. Vediamo l'ultimo 36, ecco, 36 spari, tutti e 36 i pistoni hanno... È un gruppo, io mi permetto questa espressione, Sparando. Perché Franco, siamo amici da 48 senatore. Anni, Francesco Senatore, è un gruppo odiato, ma è un gruppo amato. È odiato perché forse sono bravi, sono, non lo so, hanno vinto 13 pergamene.